Ciao a tutti, con questa nota ilare e drammatica mi sono pregiato di creare un'atmosfera che desse un po' di pathos per introdurre questo nuovo accordo, il Fa settima, che porta con sé già un paio di cosine interessanti che ritengo assolutamente necessario dirvi. Ricordiamoci che l'accordo di settima è quello che genera sempre un po' di sospensione, no? Genera sempre un po', oddio, cosa sta succedendo, no? Oh Madonna. Può dare questa sensazione qua, no? Tanto per dirla un pochettino ilare. Ok, prima posizione dell'accordo di Fa settima. Arriviamo dal nostro Fa maggiore normale e aggiungiamo la settima con l'anulare al terzo tasto, terza corda. Quindi questa è un'aggiunta della settima piuttosto morbida, quindi si adatta a un certo tipo di canzone. L'accordo di Fa settima contempla però più spesso una diteggiatura di questo genere qua, l'aggiunta del mignolo sulla corda del La, che va a raddoppiare il Do, cioè va a raddoppiare, in realtà lo raddoppierebbe così, visto che noi per far la settima abbiamo tolto una nota necessariamente, perché l'ukulele ha solo quattro corde e quindi alle volte capita che per fare un accordo di un certo tipo bisogna togliere una nota che magari fa parte integrante della triade, no? Come in questo caso, visto che così suona bene ma ci manca il Do, allora qua abbiamo aggiunto il quinto grado, Fa, Sol, La, Si, Do, che è il quinto grado della scala di Fa ed è la dominante che ci serve per comporre la triade, no? Prima, terza e quinta, no? Benissimo, quindi il Fa maggiore si può fare, maggiore Fa settima si può fare così, oppure con un'aggiunta, un ulteriore carico sulla nota più alta, che anche lì può andare a creare un voicing per poi spostarsi su altri accordi, per esempio. Quindi 1, 2, 3. L'altro Fa maggiore, banalmente, quinto tasto, barre al quinto tasto, medio al sesto tasto, oppure stessa cosa, ma l'accordo più jazzy che abbiamo visto prima, progredendo, torniamo di nuovo al solito discorso. Ricordiamoci che tutto cosa parte di qua come root shape può essere traslato lungo la tastiera modificando e cambiando gli accordi. Quindi ottavo tasto barré, medio, nono tasto, terza corda, andiamo. Ok? E abbiamo composto il Fa settima in 5 posizioni differenti, che andate tranquilli, vi torneranno utili prima o poi, perché bisogna anche vincersi un pochettino dalla schiavitù della prima posizione. L'ukulele è uno strumento che comunque la tastiera ce l'ha e si può usare anche in maniera discretamente ampia se si ha un buon ukulele e soprattutto se le dita sono allenate a farlo e si ha visione della tastiera. Con questo accordo di Fa settima in più posizioni io vi saluto, vi rimando alla prossima lezione, che indovinate un po' cosa riguarderà, magari scrivetelo qua sotto, tanto per fare due risate una volta. E il bastardo vi saluta, vi ringrazia, ciao a tutti.